in occupazione. Da 66 anni Israele porta avanti il suo progetto di pulizia etnica della Palestina. Proprio in questa piazza, ieri, la comunità ebraica, insieme a troppi esponenti politici di questa città, si è schierata ancora una volta dalla parte della menzogna, della vergogna. Sono riusciti a dire che le immagini dei bambini massacrati a Gaza sono propaganda. Andrea, lo dicevi poco fa al microfono, Roma è con i palestinesi, Roma è contro questa guerra dove si muore solo da una parte. Sì, leggevo l'appello della società civile palestinese e ecco la sottoscrizione e l'invito per giovedì prossimo 24 luglio a Piazza Vittoria alle ore 18 per una nuova mobilitazione. E siamo qua oggi come rete romana di solidarietà con il popolo palestinese per gridare ancora una volta stop al massacro, stop alle morti e chiediamo che finalmente il diritto internazionale sia rispettato e dopo 10 anni tra l'altro ecco, il muro illegale sia abbattuto. L'Italia ha la presidenza in questo momento dell'Unione Europea e potrebbe, dando un grosso esempio, fermare il rifornimento di armi che attraverso le società di Finmeccanica facciamo all'esercito israeliano. C'è il regime, ma praticamente nessuno fa niente per contrastarlo, nemmeno una guerra dove si muore da una parte sola, basta. Ecco, io non vedo vere differenze tra Israele oggi e il Sudafrica prima di Mandela. Penso che siamo lo stesso modello, lo stesso regime. Si dice che c'è la democrazia, anche lì c'era la democrazia per i bianchi. E qui c'è la democrazia solo per i cittadini riconosciuti di Israele, che però, il cui Stato però occupa il territorio di altri milioni di altri cittadini che non hanno nessun diritto civile. Questa è la vergogna dell'Occidente, la vergogna dell'Europa, la vergogna degli Stati Uniti, la vergogna dell'Italia, perché tutti collaborano alla guerra di Israele. I bombardamenti sono praticamente mirati sui civili, visto che l'80% dei morti sono civili. E questo rientra nel registro di sempre di Israele, a cominciare dal 48, dal momento che in realtà il suo vero obiettivo è stato sempre quello di diminuire il più possibile, anche con i massacri, la popolazione palestinese, costasse quello che costasse. Come dice anche Ilan Pappe, è un genocidio che sta procedendo, un genocidio che sta andando avanti e che si alimenta di ogni occasione. Piazza del Pantheon oggi sorprendentemente è abbastanza gremita, perché è qui lei? Sì, sono qui perché per solidarietà al popolo palestinese di Gaza, perché è veramente una situazione insostenibile, è una prigione a cielo aperto e i palestinesi sono massacrati da un esercito regolare molto potente e questo è assolutamente indegno della civiltà moderna. Sotto il silenzio dell'Europa, del mondo, tutto il mondo. Io credo che il popolo palestinese andrà avanti, penso sia arrivato il momento di fare una rivolta, ma rivolta popolare, rivolta pacifica, ma rivolta proprio un'altra intifada, perché senza di questa non si bilancia. Gli israeliani vogliono indebolire proprio l'OLP adesso e tutta la forza palestinese quando sono arrivati ad unirsi. Per questo penso adesso devono unirsi, ma con il vicino, il popolo palestinese e con il movimento di massa. Questa credo che è la risoluzione per il popolo palestinese, se no rimaniamo e continuiamo gli stessi massacri. In questa città scenderemo ancora in piazza giovedì prossimo alle 6 da Piazza Vittorio, faremo un grande corteo, porteremo la voce della Palestina in tutte le piazze di Roma. Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine!